Ciao raga, ciao, eccoci ad un altro video. Se volete dare un veloce sguardo al look, raga, l'abbiamo già visto nel video precedente. Beh, ovvio, oggi che ho voglia, c'è bel tempo, c'è il sole, sono in buona, come si dice, mi viene, non sono depressa, sono molto allegra, quindi io direi di fare molti video, quindi mi vedete anche in altri video truccata così. Ho detto che ho messo il bianco, poi ho messo il nero di MAC e ho messo il rossetto MAC che si chiama Please Me, è un matte, infatti dura da questa mattina presto proprio. Insomma, il video, e poi ho la maglietta, questa è normalissima, no, di Tezenis, è molto molto carina. Dunque, altro video, altro regalo, magari direte voi. Ho deciso che quando ci sarà un'altra collaborazione, dovrebbe arrivarmi tra un po', di farvi dei regalini tipo un giveaway, perché io faccio le collaborazioni, sono molto contenta, avete visto i guanti e tutto, però ho detto, ma perché? Dopo si rompono, giustamente, li prendo tutti io, i soldi, cioè i soldi, quello i 13 euro o 15, o l'ultima che mi ha dato 20, non mi ricordo. E quindi ho detto, la prossima volta che arriva qualche cosa, ho preso proprio qualche cosa per voi. Ma questo è un altro discorso, sarà un altro video. Questo invece l'ho pagato con i miei soldini. L'ho pagato con la carta di credito, ma dai, il 18 settembre. Ed è arrivato in meno di un mese, l'ho preso da Meaning in the Box. Yeah, ho pagato tutto da sola, Uno dei grossisti cinesi leader del mercato. Vabbè, qui ci sono tutti i prezzi, se volete saperli. Sì, avrò voglia, ma non credo. Li scriverò nell'info box, altrimenti paceane. Non scaravolto, perché qui c'è un casino pazzesco. Vi faccio vedere che cosa ho comprato con i miei soldini. Iniziamo. Sono quasi tutti post-it, ma vabbè, iniziamo. Questi... No, sono troppo forti. Lo so, raga, che vi faccio morire. Lo so. Così almeno facendo questo video riesco a togliere le confezioni e a metterli nelle agende. Guardate che carini. Sono. Ve li ho fatti vedere come? Credevo fossero quelle delle dita, ma no, che scema, quelle delle dita sono questi. Allora, questi bisogna vederli così. Guardate, Lovely Days. Con dei gattoni, mi pare, un gattone. Comunque, questo è il primo, e se no ci mettiamo 3 anni e mezzo. Sono tutti posti. Questi sono quelli delle dita. Finger it. Invece di post-it, vedete? Finger it. Non è successo niente. Vedete? Si scrive e si mette. Troppo forte e si chiude. Poi, questo cos'è? Ah sì, sempre post-it, i gattini nelle scatole, guardate. Questo è un siamese. Non so se li ho già montati. Sono arrivati in questa scatola, In questa scatola, e sopra c'era l'indirizzo. Beh, non lo apro questo, altrimenti poi magari perdo. Insomma, bisogna costruire la casetta... E lui è... Sono tutti post-it questi. Ecco, dalla testa. Vedete? E praticamente è così. Poi... Qualcosa ho aperto, vedete? Questi, altri post-it, con il pollicione in su oppure in giù. Quando qualche cosa mi piacerà, oppure no. Questo è un altro gattino, ovviamente. Questo è tutto bianco. Ed è sempre così, con la sua scatola. Questo. Questi sono altri post-it. Era chiuso così, ma aperto. Ecco, sono questi, vedete? E poi questi. Da dove? Ecco, così. Chi c'è? La Tour Eiffel e una lettera. Sì, questi sono, c'è scritto Paris, giusto, la Tour Eiffel. Molto carine, Molto.
Questi che vi avevo già fatto vedere, uno l'ho regalato anche ad Alessia e uno l'ho messo via per voi, è qua sotto, per un giveaway, prima o poi, sto mettendo vicino altre cose. Poi questo, troppo forte, come sono chiusi? Ah, non lo so, no, sono aperti così perché dopo si infilano nell'agenda. Sono coniglietti con la carota, tutto su Mini in the Box, pagate con i miei soldini. Poi stickers, vediamo, questi sono un bel po' di fogli scritto sia alcuni in inglese, guardate, e alcuni anche con dei simboli cinesi che noi non capiremo mai, ci stanno mandando praticamente. Ma tu guarda questa che ha preso. Vabbè, insomma, sono adesivi questi anche col gatto. Dove si apre? Qua. Ok, dovrebbero essere anche questi tutti diversi. Sì, guardate. Ecco, 5 foglietti. Tutti diversi, anzi 6. Va bene. Ok. Poi ho preso questi nastri per Natale, mi sono portata avanti perché dopo non farò un altro ordine per Natale, se lo faccio lo faccio in questi giorni, altrimenti poi non arriva più in tempo. Sono normalissimi. Ah, questo è un altro gattino in scatola, però è bianco e nero come la Demi, ma non c'è dentro. E dove è finito? Oh, che peccato, magari l'ho fatto per farvi vedere, per farvelo vedere già fatto. Non mi ricordo. Oh, perché non c'è dentro? È dentro. Bene, ve li farò vedere un'altra volta. Poi, per sempre per Natale, questo nastro per fare i pacchetti, magari, non lo so, per mettere anche nell'agenda. Non ho la più pallida idea. Mi piacevano. Poi, l'ultima cosa, perché questi sono vuoti, l'ultima cosa è questo, e questa è una scatolina piccolina, buttiamola là, c'è stato tutto questo ambaradan di cose. Questi sono sempre adesivi Rainbow Market sticker, ecco, così qui si staccano e sono questi praticamente, questi foglietti di adesivi trasparenti, trasparenti, hanno soltanto il disegno di varie cose, sempre con le scritte cinesi, non saprei, però anche qualcosa con l'inglese, meno male. Comunque questi sono tutti gli stickers che ho preso in Mini in the Box, yeah, con i miei soldini, ribadisco. Quindi raga, se volete, prima di tutto vi mando un bacione e vi ringrazio di avermi seguito, è il minimo. E poi vi dico che se vi va, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao raga!